Che dici, Maria Giovanna? Poi lo sentirà anche Feltri, anche Polito, ovviamente, perché insomma mi sembrava un Salvini nervoso, arrabbiato quello di ieri. Dico che io dico quello che penso io. Dico una cosa molto semplice: la pacchia è finita, l'unanimismo di questo governo è finito. Ma non è finito soltanto perché c'è stato un risultato elettorale dal quale si è capito, al contrario di quanto hanno scritto molti giornali e detto in molte televisioni, che c'è una fetta di opinione che l'unanimismo di questo governo e il fatto che la Lega abbia detto di sì a certe cose non lo ha sopportato e quindi non è andata a votare. Perché questa è la mia personale opinione, fortissima, radicata dai social, da tutti i rapporti che ho sui social. Detto questo, e dall'analisi della situazione, si è fatto finta che la gente contraria al Green Pass fossero quattro gatti, non è così. L'unanimismo ha dato fastidio e non sono andati a votare. Detto questo, la pacchia è finita, ma è finita perché tu non puoi consentire anche l'aumento delle tasse, non puoi consentire di dare una delega in bianco come se Draghi si chiamasse Monti, perché anche se non accadono oggi, tu hai costruito le basi perché accadano domani. E di no, assolutamente di no, insieme al presidente di Confedilizia e ad altri personaggi, l'aveva detto anche prima Salvini, e se è per questo, lo aveva detto in maniera molto dura Silvio Berlusconi, qualcuno informi, cioè, i suoi ministri tu sereni stai tranquilli. Dicendo che, diciamo, in fondo Salvini è cambiato qualche cosa, è lui che è stato preso in contropiede da Draghi, come se non avesse ascoltato tutti i segnali che erano stati dati su questo tema della delega fiscale. Draghi è andato dritto e Salvini è stato costretto a dire nel modo più assoluto. Basta, per capirci. Il Green Pass è stata l'ultima cosa votata a torto collo. Vorrei ricordare che ieri quelli che si sono risentiti, visto che si è molto parlato in questi mesi, però Maria Giovanna, di ministri, scusami, contro roba del Green Pass, contro, io proprio non riesco ministri a essere d'accordo con, cioè, tu sai quanto ti considero una donna intelligente. L'elettorato di Salvini lo usa il Green Pass, ma ci sono italiani. Ma ci sono italiani, Mirta, ci sono italiani che dal 15 ottobre faranno casino e tu vedrai se non è così. Va bene, staremo a vedere, siamo qua tutti i giorni, lo verificheremo. Feltri, dimmi cosa ne pensi. Staremo a vedere, certo. Dimmi cosa ne pensi.